Battipaglia, quartiere Taverna, parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù. Manca ancora il campanile che arriverà a breve, ma la chiesa di Don Luigi Piccolo è diventato un punto di riferimento straordinario per gli abitanti del popolare quartiere, con l'oratorio del Bambino Gesù e San Giovanni Bosco, che è stato capace di creare un clima di condivisione dove far crescere i giovani e non solo, un laboratorio del domani, insomma. Genitori al lavoro, pochi giorni per la sfilata di Carnevale, poi i ragazzi stanno facendo altro, voi il carro. Sì, noi stiamo facendo la struttura praticamente e quindi una volta finita la struttura poi assembliamo il tutto sul carro e poi i ragazzi ci daranno una mano insomma per fare i dettagli e quant'altro, insomma le scritte, i palloncini che ci serviranno, insomma quindi tutto quello che occorre poi per fare la sfilata. Quanto è importante questo oratorio? È importantissimo perché comunque rende partecipi sia noi genitori che soprattutto seguiamo i ragazzi che, insomma, che stanno appresso a Don Luigi, quindi comunque coinvolge tutto il quartiere. E quindi è una buona cosa, insomma, perché almeno li tiene occupati, non li tiene a casa. E siamo sicuri dove vanno, perché stanno in buone mani e quindi Un po' meno di cellulare, insomma. esatto, siamo tutti contenti. Non solo Carnevale, chiaramente, le No, attività sono per tutto l'anno, insomma, assolutamente no. Natale, Noi Pasqua. abbiamo cominciato a novembre, diciamo, a lavorare, cominciando a fare il presepe. Poi una volta finito il presepe abbiamo cominciato con il carro di Non c'è Carnevale. respiro! Successivamente inizieremo con la preparazione per Pasqua. Quindi il lavoro non manca, Non ci insomma. dà tregua! Vostro padre oggi non c'è, però è uno di quelli che sta lavorando al Di carro. solito sì, dà una mano per il carro, in questo momento si sta occupando di quello. Siete sorelle, chiaramente. Sì. Ecco, non fa sempre piacere che il papà o la madre sia vicino in questo caso, però. No. No, perché comunque c'è anche mamma fa anche il catechismo. Quindi diciamo, Ci siamo tutti quasi. come stare a casa? Sì. Senti, com'è la vostra giornata qui in oratorio? Generalmente ci occupiamo di organizzare le attività di laboratorio. E noi ogni settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì abbiamo un'attività laboratoriale. Lunedì, ad esempio, facciamo quella di pasticceria, mercoledì quella di danza e il venerdì cinema, quindi facciamo vedere film ai bambini. È un lavoro tutto l'anno, possiamo dire. D'estate, la Sì. parte più divertente? D'estate sì, non portiamo avanti i laboratori, però comunque c'è sempre il campetto dietro aperto, organizziamo i tornei di calcio con i Parla sempre ragazzi. lei, non ti fa parlare a te. E siamo divisi in scaglioni, per esempio sono preanimatore e loro sono animatori. Quindi tu sei un po' sotto come. Sì, noi preanimatori aiutiamo gli animatori e aiutiamo a fare tutto, cioè se loro ci chiedono una cosa noi la facciamo. Senti, il carro a Carnevale, a Natale avete fatto altre cose, a Pasqua ne farete altre Sì. ancora, insomma, vi fa piacere? Sì. Poi pure la mia famiglia ha aiutato in qualsiasi cosa, pure un'altra chiesa ha aiutato sempre. Poi Cellulare ce l'hai, lo usi? Ma sì, lo uso. qui no. Limitato, è limitato, è limitato. Poi noi preanimatori da quest'anno potremmo aiutare pure al campo scuola. È un'attività che facciamo, generalmente la facciamo a Santa Maria di Castellabate. Siamo una settimana fuori e donna la mattina ci fa le attività illustrative culturali e poi il pomeriggio ci fa sfogare, andiamo alla Siete tutti spiaggia. del quartiere oppure Sì, poi ci sono alcuni che vengono dalle montagne di Olevano, Aversana. dalle montagne? Va bene, comunque è una bella esperienza. Sì, La consigli a tutti? Chi non viene in oratorio, insomma, gli altri ragazzi vi chiedono, sono incuriositi. Alcuni sì, cioè ci chiedono cosa facciamo, se ci divertiamo. Vi divertite molto? Sì, abbastanza. Non solo, però. Quando siamo in gruppo, che siamo più numerosi, ci divertiamo di più. Lavorate anche per gli altri, fate qualcosa per gli altri. Sì, noi aiutiamo anche attività esterne, aiutiamo agli altri, semmai al coro o in altre attività. Ci sono anche giornate dedicate magari agli anziani, a chi ha bisogno, a chi ha necessità di avere una mano. Sì.
La mensa dei clochard, per esempio. La aiutiamo tanto, la Caritas. Fra le tante attività, anche quelle musicali, con un gruppo di ragazzi che frequentano il liceo musicale Alfano I di Salerno che ha messo su una band. In realtà questa band c'è da più o meno 4-5 mesi e oggi siamo con la cantante, è la prima volta che prova con noi, ci stiamo ampliando sempre di più, sempre divertendoci ma anche avendo momenti seri. Siamo decisi e determinati a fare grandi cose, raggiungere grandi obiettivi, soprattutto con nuove persone che comunque hanno voglia di fare. Questo Senti, il primo concerto dove siete, quando lo farete? allora, ci siamo posti questa domanda. Abbiamo pensato di farlo inizio estate, anche quando, non lo so, anche qualche volta qui in oratorio, se c'è una serata in cui vogliamo divertirci un po', è sempre, siamo Ma il sempre Don vi dice che musica fare oppure vi lascia per... No, libero? assolutamente, Don. Lo fate entrare quando Se, però, sì. infatti, è quasi lui che chiede il permesso a noi a volte. Lo vogliamo un sacco di bene, e se non posso per lui tutto questo non c'è. Non avreste nessuna possibilità di fare No, musica? anche sì, esattamente. Non saremmo uniti anche perché comunque lui con l'oratorio ha sempre cercato di farci stare insieme e questo è il risultato. Amici, tutti divertiti. Senti, vi manca un piano, qualcuno? Esatto, Qui fate appunto un dicevo. appello, chi vi manca? Un chitarrista, io in realtà con lui faccio il liceo musicale. E sono il pianoforte, però come hobby ho anche la chitarra elettrica, in realtà dovrei fare il pianista, però Quindi facciamo un appello. Serve esattamente, un... Ok, chitarrista elettrico. ragazzi, d'inverno si suona, d'estate invece? D'estate invece il grandissimo Don, organizza un campo scuola dove ci insegna la base per vivere una vita felice. Ah, qual è la base per avere una vita felice? Allora, Organizziamo tutti i campo scuola e poi ve lo diciamo. È un posto magico, persone magiche, ogni anno è sempre diverso, ogni anno si punta a nuovi obiettivi e conosciamo tante nuove cose. Un po' di musica la porterete l'anno prossimo? Quest'estate? Perché no? Cioè, si vive proprio un clima fraterno. Quando Luigi, che è il capo, diciamo, il guidatore della nave, ogni giorno nuove attività, nuove esperienze, ci apre proprio la mente. Oltre a farci crescere e farci imparare, ci impara anche a stare insieme. Ilenia, la vocalist del gruppo, Sì, primo giorno. primo giorno, sì. Com'è andata? No, non si sa ancora. Ancora dobbiamo iniziare le prove, stiamo scegliendo un paio di brani, diciamo, da provare insieme e sono molto contenta di accompagnare questa iniziativa che hanno creato appunto Paolo, Luca e Ernesto e spero che questa cosa vada avanti e possiamo fare grandi cose. Tuo sogno è? Diventare una cantante. E se l'altro sogno di se, diciamo, Musicista, perché anche io faccio il liceo quindi non ti musicale. scosti più di tanto, ma No. tu sei tutti all'Alfano primo? Sì, tutti Tutti all'Alfano Primo. all'Alfano primo, insomma, quindi tutti i Sì, ragazzi sì. che amano la musica, poi magari il conservatorio. Sì, al conservatorio, poi si spera in un'orchestra, in un teatro. Ora cosa ci farete? Qual è la sorpresa? E ora vi salutiamo come noi ci salutiamo sempre, ovvero tutto Tutta la metà. a metà è quello che Don Bosco disse a Michelino Rua, lo chiamava proprio Michelino, che poi da uno dei suoi ragazzi divenne il suo primo successore. E tutto a metà vuol dire io e te nella vita faremo tutto a metà. È la promessa che io ho fatto a questi ragazzi e che la parrocchia ha fatto a questi ragazzi nel segno di Don Bosco e di Don Puglisi. Insegnare che è possibile una chiesa che divide, barra condivide, barra crea la vita con i giovani. Una chiesa che vive con i giovani, per i giovani, nei giovani, nel cuore di questi ragazzi. E, è lo stile di oratorio, è lo stile delle attività dell'oratorio, è lo stile del cammino di questa grande famiglia, questa comunità che comprende 60 animatori e preanimatori e poi una squadra immensa di ragazzi che camminano con noi. Insomma,
Noi dell'oratorio e questo quartiere di Taverna abbiamo il dovere di dirci continuamente tutto. A metà. Però una promessa io la voglio strappare. Ci ha detto 200 oratori in tutta la provincia, sono tanti, non tutti e 200, però insomma ce ne porterà a conoscere qualcun altro. Assolutamente sì, abbiamo nell'ultima domenica di febbraio un appuntamento diocesano fortissimo che viene consegnato ai Salesiani dall'equipe diocesana che è parte del grande mondo della pastorale giovanile dell'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Cerno, ma questa attività conosce il suo raggio di sole nella comunità salesiana di Salerno che ospiterà questo grande meraviglioso momento. Che permetterà agli oratori in cammino di conoscere la perla degli oratori, che è l'oratorio di Don Bosco a Salerno. E ovviamente tu che mi ascolti, può darsi che tu sei di oratorio, ma anche se non lo sei, questa giornata aspetta anche te.